Ben ritrovati a tutti, sono ora in compagnia di Evelina Christellin, dirigente d'azienda che nel 2006 fu il numero uno del Comitato Olimpico Torino e che oggi partecipa a questo seminario che ci rilancia verso un'altra Olimpiade. Innanzitutto il 24 di giugno 2019, che effetto le ha fatto questa candidatura? Beh, ero là, felicissima, ho cercato nel mio piccolo, data la lunga esperienza olimpica, adesso sono un dirigente internazionale del calcio, quindi comunque continuo a muovermi in ambienti molto vicini, essere là esattamente 20 anni dopo, perché le Olimpiadi di Torino furono assegnate in Corea il 19 giugno del 99, quindi erano 20 anni e 5 giorni dopo le Olimpiadi nostre, quindi rivivere quell'emozione è stato qualcosa di straordinario. Anche se ovviamente allora era Torino da sola, erano le valli eccetera, però non c'entra, è sempre lo sport italiano che vince, quindi è stato bellissimo. Oggi naturalmente non avrò nessun incarico nell'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, però venire ad ascoltare, hanno avuto la cortesia di invitarmi e se possibile a chi lo ritiene dare qualche utile consiglio, come è stato per la formazione del comitato organizzatore, dell'agenzia, cioè la doppia formula fondazione privata, agenzia pubblica, ricalca esattamente quella che abbiamo messo in campo noi dopo l'ottenimento della candidatura, quindi insomma qualche cosa di buono avremo pur fatto. Ecco, quanto è cambiata la sua Torino dopo i giochi e soprattutto la mentalità dei suoi concittadini? È cambiata molto, perché devo dire che noi di carattere, noi piemontesi e anche i nostri montanari da cui io arrivo, perché poi ho vissuto più in montagna nella mia giovinezza, adolescenza, infanzia, insomma siamo molto riservati e poco inclini allo show off, insomma. Però quei 15 giorni delle Olimpiadi, quella grande visibilità che ha vissuto Torino anche prima, perché c'è stato un grande battage delle televisioni americane eccetera su Torino e sulle valli, quindi questo botto di visibilità e anche di visibilità buona ci ha resi tutti molto orgogliosi, con un senso di identità forte. E poi per fortuna, insomma, almeno su Torino, meno purtroppo sulla montagna dove qualche impianto non è stato utilizzato e è finito abbastanza male, ma per la città di Torino adesso gli effetti si vedono e durano tranquillamente, sia a livello turistico che di riconoscibilità, di impegno, tutta la parte culturale vivissima. Quindi insomma per noi le Olimpiadi sono state sicuramente un fatto importante. In più Torino allora attraversava un momento abbastanza difficile, la Fiat che aveva delocalizzato molti stabilimenti, altri avevano chiuso, la banca che si era divisa su Milano e così via. Quindi avere un obiettivo forte come quello delle Olimpiadi, che sarebbero state comunque la morte dei due fratelli Agnelli, purtroppo nel 2003 l'avvocato, nel 2004 il dottor Umberto, insomma avere un obiettivo forte come quello ci ha consentito di non deprimerci e di continuare a lavorare con grande impegno. Torino si è rialzata, le valli montane non ce l'hanno fatta, secondo lei che cosa non ha funzionato? Ma sa, col senno di poi, l'ho raccontato tante volte, lo sanno tutti, non erano altri tempi, il CIO non aveva ancora messo in campo queste, me le lasci definire, leggi suntuarie di dimagrimento, di cercare di non fare troppo per poi ritrovarsi con delle legacy pesanti, pensi soltanto al caso di Atene per le estive. Quindi noi in realtà avevamo avuto come comitato organizzatore l'offerta da parte di Albertville di usare la loro pista di bob e saremmo stati anche d'accordo sia noi sia il presidente di allora del CIO Jacques Rogge, sia il governo italiano, però che il CONI non accettarono, e quindi dovemmo costruire quella pista da bob che è ancora lì e viene smantellata di fatto, e che poi c'era un impegno delle istituzioni sportive di riutilizzare facendone un centro di allenamento e di gara importante anche per le altre nazioni, perché ovviamente le altre squadre era un impianto nuovissimo. Così non è stato, quindi diciamo che bob e trampolini purtroppo sono lì inutilizzati e sono sicuramente una cosa che non ha funzionato, e questo spero davvero che serva di lezione a chi verrà, in modo o da fare delle cose temporanee o da assicurarsi prima che poi l'utilizzo davvero ci sia. Per Torino invece non si può dire così, perché proprio in questi giorni abbiamo avuto i mondiali di pattinaggio, sono andati benissimo, per l'hockey, cioè quando c'è da ospitare ospitiamo, ma soprattutto i due palazzi sono dei palazzi assolutamente riconvertibili in pochissimo e ci ospitiamo concerti, manifestazioni di ogni genere, sia sportive sia convegnistiche, sia la fiera del libro, cioè c'è di tutto, quindi per Torino comunque il bilancio è assolutamente positivo.
Oggi la vision è cambiata e soprattutto il CEO impone delle restrizioni. Secondo lei anche l'agenda 2020 e comunque tutto quello che si sta facendo per l'ambiente potrebbe in qualche modo aiutare anche chi oggi è chiamato con grande responsabilità ad agire? Ma sicuramente, ma adesso senza arrivare a Greta Thunberg, che comunque non c'era, non era neanche nata all'epoca, oggi il problema non è un problema, è come dire l'aspetto fondamentale della sostenibilità del clima, della sostenibilità di quello che si costruisce, anche proprio dei materiali che si usano e così via. Insomma, pensiamo a Venezia sott'acqua, pensiamo a tante altre cose, non possiamo far finta di niente e chiudere gli occhi. Quindi anche sulla gestione dei grandi eventi questo ovviamente ha un'importanza enorme. E come diciamo, non è colpa di nessuno se prima non ci se ne era tanto resi conto, ma oggi non è, appunto, lo ripeto, possibile chiudere gli occhi, quindi altro che se bisogna fare i conti con quello. Come dirigente FIFA, quale consiglio anche può dare a chi oggi prenderà insomma le redini di tutto questo e soprattutto la connessione con la politica, secondo lei quale deve essere? Ma la connessione con la politica in questo caso è necessaria, perché ci sono un bel po' di questioni inerenti al dossier di candidatura che riguardano direttamente una gestione politica sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista di gestione degli aspetti della sicurezza. Questo quindi non si può prescindere. Io mi auguro, come è successo da noi, eravamo più compatti, perché noi eravamo solo Torino e Piemonte, poi in realtà provincia di Torino perché le valli olimpiche lì sono e la città, quindi era più compatto, però anche da noi comunque c'erano forze politiche di orientamento diverso, la regione e il governo di centrodestra, il comune e la provincia di centrosinistra sono andati tutti nella stessa direzione con la convinzione che un common goal, un obiettivo comune avrebbe premiato nel caso di successo o non premiato nel caso di insuccesso tutti quanti, a prescindere dai colori politici e dalla personalità. Quindi abbiamo avuto la fortuna di marciare compatti e devo dire che questa unità di intenti poi si è vista anche nei risultati operativi. Quindi il primo consiglio che posso dare è quello: in FIFA non abbiamo nessun tipo di coinvolgimento politico perché siamo un'organizzazione a sé stante, poi ci sono altri problemi, lo sapete, c'è stata la corruzione, ci sono state tante cose che hanno toccato duramente quel mondo, come peraltro è successo al CIO nel 99, ce lo ricordiamo bene. Ecco, speriamo che la storia insegni. Speriamo che la storia insegni. Torino sarebbe potuta essere coinvolta in questi giochi. Se ci fosse stata lei, che cosa avrebbe fatto? O comunque, secondo lei è un'occasione persa oppure? Guardi, io me ne sono occupata l'anno scorso cercando di tessere un po' di buone relazioni, perché mi è stato chiesto soprattutto tra Milano e Torino, perché all'epoca poi Cortina non era ancora entrata in campo. E però non è stato possibile far sì che l'amministrazione comunale di Torino accettasse la convivenza con Milano. E quindi mi è dispiaciuto molto, mi sono molto adoperata personalmente, tra l'altro proprio col sindaco Appendino, con cui ho un ottimo rapporto personale, quindi non era una questione di guerre o non è andata così, è certo che è un'occasione persa. Per fortuna a Torino arriveranno comunque le ATP di tennis nel quinquennio 2021-2025, quindi è un'altra bella occasione. Certo, poter avere le Olimpiadi un'altra volta, per quanto in condivisione, sarebbe stata una grande occasione. E una curiosità da donna, com'è stata la sua vita da dirigente come donna? E soprattutto oggi le donne hanno realmente spazio e sono considerate alla pari degli uomini? No, ancora no, a livello di sport dirigenziale siamo ancora pochissime. Però devo dire, dal mio personale punto di vista, io non ho mai avuto nessun problema. Contarci sono capace, vedo che siamo poche, però non ho mai avuto nessun tipo di preconcetto o di pregiudizio da parte degli uomini nel momento in cui uno si dimostra competente, perché questa è la prima cosa. Far entrare più donne credo che sia importantissimo. Per adesso io stessa, con molte altre atlete, siccome sto in qualche stanza dei bottoni, ci stiamo adoperando moltissimo, se non altro per una parità professionale, no? Quando si parla di professionismo delle atlete scontiamo ancora una legge del 1981, quindi che ci sia pari dignità non vuol dire
pari stipendi, vuol dire semplicemente avere delle buste paga con i contributi, l'assistenza sanitaria, tutto quello che qualunque lavoratore dipendente ha. Per il 2026 lo saranno professioniste le donne nello sport? Io spero molto prima, c'è un emendamento adesso in discussione in Parlamento, cerchiamo di fare moral suasion perché passi. Grazie. Grazie a lei.